Immaginando una televendita, insomma, tu che con mamma siete un po' le regine, ma oggi è più facile vendere Matteo Renzi o Matteo Salvini? Beh, io se trovassi questi due prodotti comprerei Matteo Salvini. E perché, Stefania? Perché? Perché? Tutta la vita, Renzi, per carità di Dio. A te ti piacciono i peli, dici la verità. I peli non mi piacciono, però mi piacciono... le persone veraci, vedi perché mi piacciono i napoletani. Salvini dice anche tante cazzate perché, se vogliamo dire, non parla un italiano perfetto, fa tanti così svarioni, come diciamo noi a Bologna, però mi piace perché è concreto e crede in quello che dice. Matteo no, Matteo Renzi è un po' così... è un po' una bandiera, ecco, io lo vedo un po' così. Poi io lo vedo più paravento. Tu lo vedi bandiera? Tu lo vedi paravento, io anche paraculo. Poi è tanto ingrassato. Sì, ti passo la numero uno. Rosario, sto qua. Ecco, tu sei cresciuto con lei. Eh sì. Ecco. Quante volte dalla televisione ti ha detto fai schifo? No, lo diceva in generale. No, parlava con te. Fai schifo. Sì, mi guardava, ma non penso che ce l'aveva con me. No, ce l'aveva con te, che ti diceva fai schifo con tutto quel grasso, tutta quella roba. Ma al telefono l'icona pop Vanna Marchi. Buonasera. Il matin de mon amour, de mon de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Come sta, signora Marchi? Io sto molto bene, lei come sta? Tutto a posto, facciamo un po' di gossip. Lei si sposa? Sì. Quando? Ha già una data? Ce l'ho, ma non gliela dico. E perché, Vanna Marchi? Facci fare una notizia. Noi volevamo dare un'anteprima agli italiani, perché? No, ma non è un problema questo per gli italiani, lo sapranno dopo. Ah, lo sapranno dopo, ma si sposa in gran segreto o ha già l'esclusiva a un giornale o una rete televisiva? E chi lo sa? E chi lo sa, speriamo che entri, perché secondo me Barbara D'Urso le immagini del suo matrimonio le vuole, signora Marchi. Dipende, sa. Ci vogliono tante cose nella vita, non sempre si possono avere. Ho capito, ho capito. È giusto. Dico je la perçois, alors je sens en moi. Benissimo, grazie. Ecco, lei sta benissimo. Per esempio, io non so sereno, è un periodo che non so sereno. Ecco, perché il mio collega non sta sereno. Non so allora, qualche chilo in più? E si fa schifo, fa schifo. No, qualche cartella in più, a me arrivano quelle cose bianche. Ah, vabbè. Quando bussano al citofono, sbatte il cuore. Ma siete fotte se arrivano le cartelle. Bravo. Puttale. Sa cos'è? Che quelle le cartelle poi ritornano sempre, signor Marchi. È un cerchio che non si chiude. Se ritorna loro, scappa tu. Se ritorna loro, scappa tu. Ma siete fotte se arrivano le cartelle. Insomma, del matrimonio non ci vuole parlare. Mi sono sposata 27 anni fa a Miami e adesso vorremmo farlo in Italia, anche se siamo vecchi, però sai, non ci amiamo. No, non si è mai vecchi. No, dico, il vestito che colore è? Lo fai ma rosa? Non so, ma figurati cosa sono, un confetto che mi devo vestire di rosa, ma figurati. E come facciamo? Come facciamo? Di nuit d'amour, mourir. Con sua figlia abbiamo parlato a proposito di una televendita immaginaria. Sei più facile da vendere Matteo Renzi o Matteo Salvini? Vediamo se la risposta corrisponde con quella di sua figlia. Sai, come si fa a comprare uno di queste persone qua? Costano troppo, capito? Capito? Lo dice la Meloni, sai quella che ha gli occhi che sputano di fuori? Sì, come no? Lei ha detto che forse lui è mio figlio. E quindi in realtà, in qualche modo... In realtà, io voglio dire, dei figli ne ho due, ma... Renzi non è mio figlio. Sì, però intendo dire, Salvini e Renzi in qualche modo sono corruttibili? Allora, non, direi di no.
Direi nessun dei due. Non, cioè, non mi intendo tanto di politica. Ho capito, ho ma capito. Neanche loro, secondo me, non si preoccupi. Ma perché non... devi dire queste cose? No, tu, per tranquillizzare l'ospite. Ecco, senta. Ma io sono tranquillissima, guarda. C'è una cosa che non me ne frega proprio, Guaglio, è proprio questa. C'è una cosa che non me ne frega proprio, Guaglio, è proprio questa. Devi vedere nel tuo DNA, secondo me c'è un po' di secondigliano, un po' di, secondo me un po' di napoletano ce l'hai. Ma sai, io sono innamorata di Napoli, veramente innamorata di Napoli, e chissà, forse un giorno. Secondo me, secondo noi, si è nata a secondigliano, Vanna. Può essere. Ma uomini, te ne avani, ma ci mai stata assieme ai radioattivi. Casa robata, ma non sai arrivi. Allora, 49 anni, beato lui. Vicentino, editorialista, inviato di politica, di economia, di costume al Corriere della Sera, giornale in cui è praticamente cresciuto, sposato, un figlio, cuoco dilettante di un certo talento e chitarrista di appassionata mediocrità. Questo non lo sapevo. Al telefono ci abbiamo Gian Antonio Stella, buonasera. Buonasera, Rosario. Però gli anni sono diventati un po' di più. Proviamo a fare un gioco radiofonico veramente molto scemo. E noi diciamo delle parole e lei dice quello che vuole, insomma. Prego. Yes, Belen. La bellezza pura è un po' occhietta. Il Corriere della Sera invece. Un giornale molto antico che cerca di mettersi ogni tanto la minigonna. De Magistris. Mi viene in mente la Coppa America. Coppa America, mi viene in mente i baffi, sì, della Corriera, che poi dovevano essere provvisori e stanno provvisori per due o tre secoli. E questo mi viene in mente. Mi viene in mente la promessa della raccolta differenziata al 70% nel giro di pochi mesi, e mi pare che siamo lontanucci. De Luca. De Luca? A Zeppola. A Zeppola. Zeppola. Perché a Zeppola? Lui, no, perché lui qualche giorno fa, in una trasmissione televisiva dove uno zerbino travestito da giornalista gli fa delle domande molto, molto, molto accomodanti, ha fatto delle sparate contro i giornali che lo criticano, dicendo che è meglio comprare una zeppola che un giornale, e che i giornali vanno lasciati in edicola. Quindi quando io penso a De Luca penso alla zeppola, che anch'io penso che sia bene che i campani si mangino una zeppola, e che magari De Luca resti a fare il sindaco di Salerno. Cosa scriverebbe lei su una felpa di Matteo Salvini? Faccio finta di non essere razzista. Allora, Renzi o Dudu? Questa è una domanda alla quale è impossibile rispondere, è troppo seria. Troppo seria. I radioattivi tagliati, spilettati e serviti a freddo.